Benvenuti a un'altra puntata di Poco Poco Piano Piano. Oggi vediamo La musica non c'è di Coez, perché mi piace. Allora, fermiamoci qua. Quest'intro già presenta gli accordi che poi ci saranno per tutta la canzone, che sono un La minore, Mi, La, Do, Sol maggiore, Re, Sol, Si, Fa maggiore, Do, Fa, La, Do maggiore, Do, Mi, Sol, che si richiamano anche con la mano destra. Qui però si fa questo La tra il Sol e il Fa, dopo il Sol prima del Fa, quindi così. Poi c'è Fa, Do, e qui si fa un Do settima praticamente, quindi si preme il Si, se riuscite, con tutte e due le ottave. Quindi arrivate qua e fate così. E questo è l'intro, dopodiché strofa e ritornello, ovviamente con la mano sinistra fate gli accordi, con la destra la melodia. Vediamo la strofa. Vista così può sembrare un casino, perché a un certo punto gli accordi non è che cambiano, cambiano le posizioni per farli. Quindi sempre La minore, Sol, Fa e Do, però ad un certo punto, quando diverrà scomodo, il La dovete farlo così. E il Sol così. O se volete, però in questo modo praticamente manca la terza nota dell'accordo. Quindi se volete farle tutte, non che riuscite anche a fare così, che è un'idea, dipende quanto siete pratici. Io per esempio mi verrebbe malissimo, sono sicuro. Dopodiché il Fa e il Do semplici. Questo perché? Perché poi la melodia va a finire su queste note e dà fastidio al La e al Sol, perché sarebbero così e la melodia preme anche queste note. Vediamola questa melodia. Primo giro. Qui secondo giro iniziano queste posizioni qua. Se volete ogni volta un bel Si per fare il Do settima. Quindi melodia veloce di nuovo con gli accordi. E poi inizia il ritornello. Allora, il cambio di accordi, ovviamente, precisamente sarebbe così. Quindi sentite che non è proprio pam, 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 ma è... è praticamente sullevare dell'ultimo quarto. Quindi un po' prima che inizi la seconda battuta. Andiamo sul complicato, perché poi con la destra è difficile tenere il ritmo, quindi anche se facciamo quattro quarti semplice non è sbagliato. Adesso vediamo il ritornello.
volendo si può anche fare così. Eccetera, quindi richiamando le due note, però questo magari se volete ampliare. Comunque vediamole lentamente. Questo si ripete uguale. Dopodiché e questo è il ritornello. Vediamolo con gli accordi. Se vogliamo raddoppiare facciamo questo. Oltre al Do all'inizio facciamo anche il La e oltre al Si facciamo il Sol, quindi raddoppiamo la nota esattamente un tasto indietro, quindi un tono. Ora dopo aver visto questo ritornello vediamo la seconda strofa, perché il ritornello è uguale, si ripete uguale anche dopo, tranne poi alla fine fine che c'è un'aggiunta, ma vabbè. Vediamo la seconda strofa, che è un po' diversa. Allora, quindi, come vedete, il primo giro è uguale. Eccetera. Poi qua arrivano gli accordi, quelli messi così. Quindi quante volte battere queste note non ve lo so dire con certezza, è un numero probabilmente infinito perché dipende dalle sillabe. Quindi lo dovete sentire ad orecchio, ad istinto, vi verrà automatico, non dovete contare. Vedete solo quali sono le note da suonare, questo è l'importante. Tra l'altro qua, quando dicevo riportarti al mare, potete fare questo. Potete raddoppiare in questo senso. Diciamo che il raddoppio va bene quando la nota che si aggiunge fa parte delle note che compongono l'accordo in questione. Quindi in questo caso va bene perché il Fa e il Do contengono il Do e questo è un Do e quindi ci sta. Adesso quindi ritornello uguale, vediamo lo special. Piccolo errorino alla fine, però quello prima era venuto benissimo, non potevo rifarlo. Quindi, vediamo lentamente queste note.
quando arrivate qui, fate attenzione perché dovete saltarlo questo fa, non si fa. Il fa non si fa. Quindi anche qua parte un po' dopo, cioè prima accordo. Potrebbe essere un mi oppure un re. Sono veramente piccolissime differenze perché a un certo punto le note non si capiscono neanche troppo bene quando arriviamo qua. Allora, vediamo l'ultimo ritornello perché praticamente alla fine c'è questa cosa qua. Che è la seconda voce. Potete fare entrambe le cose in questo modo. Eh sì, perché praticamente la prima voce fa non c'è e la seconda fa non c'è e quindi voi potete fare questo. Qui sono tutte e due le due voci che fanno il mi e poi quindi, capito? Questo è tutto, stavolta ho cercato di usare un altro metodo, quello dall'alto, senza star lì a cambiare inquadratura. Spero sia meglio. Iscrivetevi per restare aggiornati su tutti gli altri video perché io non faccio solo tutorial, che sia chiaro, non sono più l'uomo dei tutorial. Faccio anche altro in questo canale. E noi ci vediamo in un prossimo video.